ma cerchiamo di ricostruire le sue ultime vicende circa il suo trono molto movimentato. Come ben sappiamo, lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. La padrona di casa è partita subito dal trono di Andrea, forse quello più forte dei tre. Il ragazzo sta conoscendo tre ragazze, Muriel, Claudia e Natalia. Giorgia è stata eliminata di recente. Ad ogni modo, il tronista si è dato molto da fare nelle esterne con le ultime due ragazze. Una cosa in particolare, però, ha colpito l'attenzione di tutti. Andrea, infatti, è andato a prendere Natalia in albergo facendole una sorpresa e lei si è fatta trovare in un modo decisamente inaspettato. La reazione di Andrea è stata molto interessante. Scopriamo insieme gli altarini di puntata. Mille dubbi irrisolti. Da ore circola la notizia che domani vedremo la scelta del tronista Andrea Zelletta. In realtà, vedremo come il ragazzo scelga di sorprendere una delle sue corteggiatrici. La prima esterna ad essere trasmessa, nel corso della registrazione di ieri, è stata quella con Natalia. Il ragazzo ha deciso di farle una sorpresa raggiungendola improvvisamente in hotel. Erano le ore 22:30 circa. Andrea è, dunque, andato a prendere Natalia e lei si è fatta trovare con un abbigliamento decisamente audace. La ragazza era vestita di tutto punto come se stesse per andare ad una festa con qualcuno di sospetto. Zelletta, infatti, è rimasto incredulo e le ha chiesto per quale motivo si fosse preparata così, non sapendo che lui la sarebbe venuta a cercare. Dove stava per andare Natalia, tutta preparata, alle 22:30? Dopo pochissimi istanti, lo stesso tronista ha ipotizzato che, molto probabilmente, si tratta di una sua strategia. Insomma, tanti dubbi attanagliano il caro tronista ed il suo tormentato trono. La reazione attesa. Anche se domani vedremo la scelta del tronista Andrea Zelletta, siamo certi che assisteremo anche alla reazione delle altre corteggiatrici, Muriel e Claudia, che di certo non tarderà ad arrivare. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.